Intanto buonasera a tutti, sono contento di essere qui, è chiaro che quando c'è un cambio vuol dire che qualcosa non va, speriamo di cambiare rotta, ho molto rispetto per il mio collega, al di là di questo io credo soltanto col lavoro possiamo ottenere i risultati che vogliamo ottenere. Rispetto non, devo dire che non è un compito importante, è un compito importante che dobbiamo lavorare, sono convinto che possiamo uscirne attraverso il lavoro. Innanzitutto quando ho sentito il Presidente ero convinto che è ovvio che c'è un programma dietro, sono convinto che la squadra è giovane, chiaro ha avuto parecchi problemi, sono convinto che lavorando come ho detto prima si possa ottenere il massimo. Poi quando ho sentito Avellino mi sentivo in dovere di venire nella mia città, vorrei chiarire subito, io sono di Montemarano, qualcuno aveva purtroppo frainteso delle mie parole perché io ho detto io ho vissuto ad Avellino, ma poco, perché i miei genitori il lavoro non ce l'avevano e sono andato a Milano, questo è quello che avevo detto e c'è stata molta polemica. Al di là di questo ho detto anche al press che aspettavo una sua chiamata prima, molto prima, non prima all'inizio diciamo della stagione. E sono convinto di essere una società seria, una società che ha un programma importante, delle persone importanti. È ovvio che la Serie B è un campionato, voi lo sapete meglio di me, in un attimo si può salire, un attimo si scende. Al di là di questo io credo che qui c'è una struttura dove un allenatore può lavorare benissimo, io sono convinto di quello che dico, del mio lavoro e questo non ci ho pensato un attimo, ero felice della scelta che si è posta nei miei riguardi. Ecco, ha detto giusto, sotto questo aspetto dove bisogna lavorare, perché io credo che la testa sia fondamentale in questo momento, al di là delle qualità tecniche ci sono dei giocatori importanti in questa squadra, è ovvio che io sono abituato a parlare con ogni giocatore, li chiamerò e parleremo, cercherò di capire le difficoltà che hanno avuto, e d'altronde questo è innegabile che c'erano delle difficoltà, però sono convinto che le qualità dei giocatori, basta una vittoria per trascinare un attimino anche in questo momento di difficoltà. Come devo lavorare? Bene, sulla testa, ha detto giusto lei. Beh, direi che è una squadra che in questo momento ha avuto delle difficoltà, d'altronde quando si ha difficoltà, ma noi guardiamo anche le altre, no? Il Bari, il Novara, tantissime hanno difficoltà. Come ho detto prima alla collega Prenzo, la tua collega, e le difficoltà in un campionato c'è, ma la qualità di alcuni giocatori io credo che l'Avellino ce l'ha, insomma, cercherò di lavorare in modo particolare inizialmente sulla testa e poi anche su sapere stare il mio pensiero, senza offesa, per carità, Toscano è una bravissima persona, un pensiero mio, portare il mio pensiero, la mia voglia, la mia determinazione, perché onestamente ho voglia di rimettermi in gioco e questo per me è fondamentale. Io mi ricordo quando ero ragazzino qua, proprio in Piazza d'Armi a Batino, l'Avellino giocava dove erano le carceri, o sbaglio. Sì. Io andavo a giocare lì con Pierpaolo Marino, con Marzullo, andavamo a giocare sulla palestra. Sì. Ma come ho detto prima, non vedevo l'ora, sono contento, un effetto fa e ha la responsabilità è ancora maggiore mia di quella di voler far bene. Ci mancherebbe, è una scommessa che voglio vincerla io, insomma, ma penso che è prematuro, no? Esprimere un giudizio sbagliato su una persona che non si conosce, no? Io farò giocare la squadra, gli parlerò ai ragazzi, cercherò di farla giocare nel miglior modo possibile, come piace a me. Tatticamente devo parlare con la squadra, la tattica in questo momento non è molto importante, come ha detto prima la signora, penso che sia più importante lavorare un attimino sulla testa, poi ne parliamo. Bravissimo, vorrei conquistare, non sono qui alla ricerca di un ingaggio, sono qui alla ricerca di portare qualcosa di importante di mio. Tu sai che io sono, scusa se ti do del tu, posso? Sai benissimo che il mio passato, ho sempre vinto quel 4-4-2, al di là di questo non è detto che sposo un modulo soltanto, io credo che questi ragazzi hanno bisogno in questo momento di certezze, io devo cercare di dargli delle certezze sicuramente.
ma cercherò di lavorare con la maniera più semplice possibile, che il calcio è semplice, non credo che io posso cambiare il calcio, no, assolutamente, nella migliore, lavorando come so, spiegando quello che io voglio nella maniera più semplice possibile. È ovvio che ho molto rispetto di tutti i ragazzi che ci sono lì dentro. Ma gerarchie nel calcio, l'importante è che se un giocatore gioca bene non ci sono le gerarchie. Perfetto, va bene così, grazie. Grazie, scusate. Una fotografia, una stretta di mano con tutti. Prego, Presidente. Vicepresidente. Facciamo prima le telecamere e poi i fotografi, grazie. Prima le telecamere e poi i fotografi. Sempre lo stesso. Ma no, non c'è problema. No, non viene. E ci fermiamo così? Sì, prego, Presidente. Un po' più qua, mister, gentilmente. Okay. Tutto qua. Ok. Prima le telecamere, un attimo. Che vuole? La mano. Cambiamo gesto.